quello che ci preoccupa di più è il livello di uso che si sta attestando su età molto molto basse. Parliamo addirittura di ragazzi che non sono nemmeno imputabili, quindi inferiori ai 14 anni. Sto parlando ovviamente di persone che consumano stupefacenti, anche se in alcuni casi abbiamo avuto anche casi di spaccio di ragazzi così piccoli. Ecco, di che tipo di droga si tratta? È purtroppo un po' di tutto, ovviamente quelle che vanno per la maggiore rimangono la marijuana e l'hashish, ma purtroppo stiamo riscontrando anche la presenza di cocaina ed eroina. Anche all'interno delle scuole? Beh, più che all'interno, purtroppo all'esterno. Devo dire che al momento all'interno non abbiamo avuto ancora segnalazioni di questo tipo e non abbiamo accertato questo tipo di presenze, anche se non lo possiamo escludere. Però sicuramente all'esterno sì, abbiamo fatto dei servizi all'esterno delle scuole, abbiamo arrestato degli spacciatori, sequestrato della sostanza e segnalato degli assuntori ovviamente. Quindi diciamo che ci sono qualche decina, abbiamo segnalato negli ultimi periodi, diciamo dall'inizio dell'anno, svariate decine di minorenni come assuntori di sostanze stupefacenti. E dall'inizio dell'anno abbiamo arrestato più di 40, quasi 50 spacciatori sul territorio della provincia di Piacenza, che è un numero abbastanza elevato, ecco. Comandante, lei ha sottolineato l'importanza della prevenzione e l'importanza della vicinanza delle famiglie. Indubbiamente sì, perché mentre l'attività di repressione è compito precipuo delle forze di polizia, per quello che riguarda la prevenzione di un fenomeno come quello delle tossicodipendenze non si può prescindere dalla famiglia prima di tutto e ovviamente anche dalla scuola, ma principalmente dalla famiglia. Bisogna stare un attimino più attenti a quelle che sono le emergenze nei confronti dei figli, stare attenti a segnali che possano dare indicazioni circa il fatto che i ragazzi possano aver preso una strada un po' sbagliata.